Ciao a tutti, popolo del tubo! Bentornati sulla serie Old Stream Farm, ragazzi. Sto uscendo, sono le 5:20 del mattino, raga, non si vede niente, ma bisogna uscire di buon'ora perché, come vedete dal PDA, è tempo di raccolta. Tutto il frumento che abbiamo seminato nei campi di nostra proprietà, nei campi intorno, è già maturo, ragazzi, quindi è tempo di raccolta e mi devo appunto organizzare, ragazzi, organizzare. Allora, eccolo qua, ce l'avevo proprio vicino casa, pensa te, non mi ricordavo dove l'avevo messo l'ultima volta. Siccome io lo so che sono lento a fare queste cose, e allora, ragazzi, mi sono preso un po' di anticipo. Allora, tanto questo è il primo campo che voglio iniziare a fare. Ok, e intanto andiamo sulla trebbia, switchiamo. Eccola qua, ragazzi, come trebbia io ho venduto quella che ti dà il gioco in automatico, cioè la TX della New Holland, perché raga, dai, su, mi serve qualcosa di più moderno per cercare di fa il prima, e ho preso questa New Holland TC590, che mi sembra più che ottima per una mappa come questa qua. Quindi adesso lampeggianti alla mano, usciamo senza fare danni. Ok, e cerchiamo di iniziare questa trebbiatura. Adesso vediamo se trovo un pezzettino dove fermarmi per mettere la barra senza andare sul raccolto. Posso farlo anche in mezzo alla strada perché tanto ho tolto il traffico. L'importante è che non spacco tutto e non calpesto il raccolto. Vediamo un po' se ho scelto la cosa migliore. Tanto qua la strada, ripeto, è chiusa. Ok, barra inserita. Tanto questa qua è strada privata, quindi non mi serve assolutamente che ci passino le macchine, ma per fare una cosa più realistica, questa qua la infiliamo nella strada privata. Ok, la infiliamo nella strada privata, così la togliamo da... Ok, la metto più di lato. Così, ragazzi, la togliamo da in mezzo alla strada. Ok, così. Iniziamo, raga, dispieghiamola e iniziamo quella che sarà una trebbiatura che ci porterà via un bel po' di tempo, ragazzi. Ovviamente io in registrazione non farò tutti i campi, però insomma a me personalmente mi porterà via un bel po' di tempo. Vediamo se c'è l'andana paglia. Sì, è anche abilitata l'opzione per fare l'andana paglia. A posto, io adesso direi di farci tutta una bella strisciata tonda, di togliere tutto il contorno, ragazzi, così abbiamo più spazio di manovra. Perfetto. E come faccio sempre, adesso andrò a salutare, salveggiando, ragazzi, salveggiando, andrò a salutare tutti quelli che hanno commentato l'ultimo video, ragazzi. Come sempre siete tantissimi, siete dolcissimi e siete gentilissimi. È tutto quello che fa rima con issimi. Ma adesso fatemi un attimo prendere consapevolezza di quello che sto a fare, perché se no vado a finire entro al fosso. Io lo so che vado a finire entro al fosso, perché raga, è notte fonda, si vede poco. Questa, cioè, non è che c'ha tutte le luci da lavoro della CR1090, quindi non è che dicevo, oh, c'hai i fari, ho capito, c'ho i fari, ma non è che, capite? Non so se mi sono spiegato, non è che, Allora, a posto, così, amici del tubetto, andiamo avanti così e arriviamo in fondo. E adesso direi che possiamo iniziare a fare le strisciatine su e giù, ragazzi. Che dite, le famo le strisciatine? Ho lasciato un pezzetto, porca miseria del buietto, ragazzi. Del buietto che lascio il pezzetto. Ok, allora io inizio a salutare subito Gregorio Forlini, che dice che ci parla appunto del Fiat 1003. Molti di voi hanno detto che la cabina bianca è italiano, non è italiano quello con i parafanghi e il serbatoio bianchi. Però, ragazzi, se voi andate a farvi un po' di giri su Google e scrivete Fiat 1003 DT cappotto arancione, vedrete che ce ne sono tantissimi in Italia. Quindi si usa anche quello con la cappotta arancione in Italia, quindi non è che ho fatto una cosa irrealistica, anzi si usa e come. E poi a me mi piace di più, è più bellino con la cappotta arancione. Poi Chris Snake, un saluto anche abbonato e amico del canale. E poi Bruno, che Bruno dice che lui ha unito i campi,
A me però, ragazzi, piacciono i campi piccoli, quindi io i campi non li unirò mai, mai. A me piacciono i campetti piccolini, patatini, eccetera, eccetera. Poi soprattutto su una mappa come la Old Stream, che è nata proprio per i campetti piccoli, per le cose piccoline, insomma, io lascio tutto così, così com'è. Poi Claudio Vassallo, che dice che sta giocando con la mappa Woodshire, di cui, ragazzi, ho fatto un test mod, ve lo ricordo sempre, anzi un test map, di cui ve lo molti, perché molti mi dicono: hai visto la mappa Woodshire? Sì, l'ho vista, ci ho fatto un test mod, se volete vederla anche voi com'è, volete dare una spulciatina, volete sapere cosa ne penso, ho fatto anche un test mod. Poi Andrea Butani, grazie per l'info sulla Follow of Me, di niente Andrea, grazie a te di seguirmi. Poi c'è il buon Fabietto Campilongo, Farmer Girl, anche lei ha cominciato sulla Woodshire, mi dice: poi non ti stancare troppo. No, no, non ti preoccupare, finché si tratta di videogiochi è difficile che mi stanco, nella realtà mi stanco subito, però nei videogiochi no, nei videogiochi è molto difficile. Un attimo, ragazzi, che facciamo le manovrette fatte bene, perché sennò lasciamo i ciuffotti o i ciuffini o i ciuffetti, decidete voi. Poi Antofran mi dice: Robby, grazie di quello che fai, ma figurati Anto, grazie a te di seguirmi. Nerux Farmer, poi Federico, Federico 01, dice: lasci cosini nei campi. Lo sai perché lasci cosini nei campi, Federico? Come adesso, per sta a parlare con voi. Robertino, per leggere i vostri messaggi, lascia i cosini nei campi, ma non perché Robertino non è buono a giocare, perché Robertino è distrattino, che gli piace, perché Robertino non è che deve stare qui a dimostrare che è bravo a giocare, deve stare qui per parlare con voi, e quindi se lascio qualche ciuffetto, e chi se ne frega. Un attimo, ragazzi, che questo campo è tutta una manovra, dietro c'è il fosso, dietro c'è il fosso, raga, ricordatevi che Robertino dietro c'è il fosso, quindi bisogna fare sempre attenzione. Poi Pietro Costamagna dice: molto meglio il Fiat sistemato. Daniele Montano, Daniele Torre, Marco Sola che dice: non sono botti ma sono cisterne. Vabbè, da noi si dice anche, non so da voi Marco, ma da noi si dice anche botti per il diserbo. Alla fine tra cisterne e botti, c'è tutta questa gran differenza, ma grazie per la puntualizzazione. Ragazzi, siete molto puntualizzaziosi, si dice puntualizzaziosi, siete molto puntualizzanti, puntualizzatori, bravi, bravi. Poi, aspetta che sennò qui non è che vado storto, de più, porco cane, raga, quando andiamo a raccogliere la paglia faccio zigo zag. Poi Luigi Gentile, poi Gennaro D'Auria, Simone, Cristian Corona dice: sei sempre il migliore, grazie Cristian, sempre gentilissimo. Sto andando un po' stortino, raga, però pazienzietta, pazienzietta. Oh, abbiamo con sto campetto qua, abbiamo già riempito la nostra bella CRT5, no, la T590, non esiste la CRT5, se no dopo subito sotto i commenti, non esiste la CRT5, la CR5, ok, CRT5, calmi ragazzi, calmi, 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 calmi. Elisa Patrizzi che mi dice: sei il migliore, grazie Elisa. Fabio Campilongo, Simone Girasoli, anche Simone mi dice di unire il campo. No Simone, io amo i campetti divisi, anzi io il 4 lo dividerei in 3, pensate voi. Poi Antonio Delfino, propongo una serie, che tra l'altro mi scrive: propongo una serie su questa mappa. Come ti ho già risposto Antonio, questa è già la serie su questa mappa, quindi mi raccomando, se ti sei perso le puntate dietro, valla a recuperare. Ok, giù vado. Ok, ragazzi, mamma mia, quanto sto andando stortino, quanto sto andando stortino. Poi Paolo Salvagni, saluto Paolo, poi c'è Julian che mi dice: come hai fatto a cambiare le icone in quel colore. Come potete vedere ci sono le icone che di notte diventano bianche e di giorno sono nere, è una mod. Se vi interessa la mod, l'ho messa in descrizione al commento di Julian nello scorso episodio. Oh, il fiume! Nello scorso episodio della Old Stream. Poi Gianluca, che dice: i Viaste l'ha visti sempre arancione con cappotta bianca. Poi mi chiede Alex se la mod del Fiat è disponibile per console, no, solo PC. Poi, tra l'altro mi chiede
perché non giochiamo in multi quando hai tempo? Probabilmente Alex tu non mi segui molto, ma chi mi segue lo sa che io non gioco in multiplayer, faccio solo le serie sul canale, cioè io gioco solo per registrare le serie sul canale, non c'ho proprio il tempo materiale per fare altro, e se gioco in multiplayer lo faccio nelle live fan, oppure adesso inizierà una serie con gli abbonati del canale e basta, perché non c'ho proprio tempo di giocare oltre, mi dispiace ragazzi. Poi Christian, che chiede anche per console probabilmente il Fiat, no, il Fiat arancione, e poi Antonio Mascaro, che aveva qualche problemino che speriamo abbia risolto, con il gioco intendo. Detto questo ragazzi, vi ho salutato a tutti, e vedete è cambiata la luce, alle 5.30 cambia la luce, adesso finalmente riusciamo a vedere qualcosetta sia io sia voi, e possiamo renderci conto di quanti ciuffini ho lasciato, porca miserietta, però chi se ne frega, adesso gli diamo una trebbiata a questo e cambiamo campo ragazzi, gli diamo una trebbiata a questo qua e cambiamo campo. Ok, però non prima di aver svuotato, ragazzi, Ok, apriamo il pippolino. Io direi di avvicinare il Fiat, famo prima, ragazzi. Poi tutta sta roba qua, quando è piena, io la scarico nei silos. E quando il silos è pieno, poi dopo attacco il Valselli al Fend e vado a vendere tutto in una botta, come si suol dire. Piccolo micro lag da come si dice? Da cambio luce, da cambio filtro di luce. Ok, il campo, questo qua è il campo 6, che prima era il campo 1 mi pare, nei vecchi farming lo abbiamo appunto raccolto. Adesso ce ne andiamo a fare l'altro campo. Ammazza quanto ci mette a svuotarsi sta TC, no, 5.90, ma comunque è realistico, perché non è che nella realtà le trebbie metti là e si svuotano con 5 secondi, insomma. Ok, cambiamo campo e passiamo di qua per andare al campo successivo, il campo 7, che è più grande, ragazzi, è un pochino più grande come potete vedere. Mamma mia, amichetti miei, quanto mi ci vorrà per trebbiare tutto. Vediamo come posso via sto campo, ragazzi. Io direi di fare contorni come ho fatto prima, di fare anzitutto un bel contorno, perché sennò, ragazzi, il campo è stretto, ed essendo stretto il campo, oddio, mi sto, aspetta che ho sbagliato, che ho fatto? Avevo messo l'operaio che stava a nape cavoli suoi, avete visto, no? Volevo solo spegnere, ecco, i lampeggianti, perché mi stanno flashando, raga, mi sto sparaflashando, perché c'è un difetto di farming, cioè mette gli abbaglianti dentro. Secondo me questo è un grosso difetto, e poi tra l'altro c'avevo i fari spenti, è un grosso difetto quello di mettere gli abbaglianti dentro, cioè l'abbagliante, non l'abbagliante, scusate, i cosini sopra, quelli che girano, come si chiamano? I lampeggianti, cioè se io accendo il lampeggiante deve far luce fuori, non deve far luce dentro la cabina, invece su farming il lampeggiante fa luce dentro la cabina e t'ammazza praticamente, se sei un po' sensibile alla luce, t'ammazza, ok. Qui ragazzi, non so come altro prende sto campo, mi tocca fare un attimo così, cercate fa manovra, perché non so veramente come prenderla qua, un attimino che non è facile. Ok, perfetto, ci siamo rimessi, come si dice, in carreggiata, ok. Perfetto, facciamo anche un pochino da dentro, ragazzi, così vi mostro anche la lavorazione all'interno di questa trebbia, che a me piace tantissimo, per me le CR10 sono quasi le meglio, poi certo c'è la, non le CR10, comunque le trebbie, lo so che non sono tutte CR10, le trebbie, dicevo, della New Holland sono le meglio, insieme alla Ideal e le Class, insomma, queste sono le mie preferite, poi senza nulla togliere all'altre comunque, perché veramente ci sono trebbiucce che sono veramente belle. Adesso ragazzi io direi che me faccio tutto sto... Non fate su, perché io lo so che dopo c'è sempre chi viene, ma come stai trebbiando, ma come trebbi? Raga, qua ci sono i paletti, non ci posso venire col culetto della trebbia qua, non posso farlo nell'altra direzione, mi tocca fare per forza prima tutti i contorni, togli i paletti, sta attento a non spaccare la barra, e quindi... E poi non è facile quei campi così stretti, insomma ragazzi, bisogna anche arrangiarsi un po', ecco, vedete, mi faccio prima tutto
il contornino del campino e poi comincio a fare le strisciate, perché sennò qua è un macielus. Ok, potrei anche fare su e giù poi dopo con l'altro campo, visto che stanno attaccati il 7 e 5. Se potrebbe pure fare, raga, se potrebbe pure fare, adesso ci provo, raga, adesso ci provo. Non so quanto, no, ci sono gli alberi, ci sono gli alberi di mezzo, però capite che volevo fare tutta una strisciata, ma ci sono gli alberi di mezzo, è meglio lasciar perdere. Poi qua, ragazzi, la riprendo per così, proprio perché, appunto, come avevo detto, ci sono gli alberi ed è meglio fare tutta la strisciatina di parte, ok, così. E vado giù. Raga, io sapete che non voglio fare le puntate lunghe, non mi vado ad annoiarvi, io quindi la chiudo qui, metrebbio tutto off camera e poi me vado a vendere tutto quanto, ragazzi. Quindi poi vi dirò quanto ci ho guadagnato. Ci faremo i conti, segnatevi i soldi. Adesso ho 35.000 euro. Vedremo quanto guadagnerò da tutto questo granetto che andrò a fare tra qui e gli altri campi, ragazzi. Voi lasciate un bel like, condividete, aiutatemi a crescere, che è molto importante. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa bella puntatina, se vi è piaciuto. Come al solito, correggetemi dove ho sbagliato, perché so che vi piace tanto farlo. In descrizione tutti i miei social, il link per fare una piccola donazione al canale per permettermi di andare avanti, comprare nuove attrezzature, nuovi giochi e nuove cose, o per diventare abbonati, che è anche un ottimo modo per sostenere il canale e per avere vantaggi come la serie che sta per uscire con gli abbonati e la chat su Telegram. Poi Discord, il link Discord aperto totalmente a tutti, ragazzi, quindi venite ad Oremus. E Twitch, la pagina Twitch, perché ogni tanto, ragazzi, faccio live anche lì. Mi pare che vi ho detto tutto. Dalla Deter Italica, sì, Deter Italica, mamma mia, raga, sto fuori come un gabbiano baltico. Dalla Old Stream è tutto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!